La Cineteca di Bologna è senza dubbio una delle eccellenze assolute della città, sia come luogo di incontro per la gente che come luogo di divulgazione della cultura cinematografica. È presieduta dal regista italiano Marco Bellocchio, è diretta da Gianluca Farinelli e si incarica ogni anno di far riscoprire ai bolognesi, ma non solo, perché il turismo cinematografico a Bologna è una componente importante, soprattutto d'estate. Si preoccupa di far riscoprire il cinema che avrebbe rischiato di andare perso. Infatti ha un laboratorio di ripristino, di restauro delle pellicole che è tra i più importanti in Europa e nel mondo. La famiglia Chaplin ha incaricato la Cineteca di restaurare, di dare nuova vita all'opera di Charlot. È di questi giorni la bellissima immagine di una Piazza Maggiore gremita che in occasione proprio di una proiezione di un film di Charlie Chaplin ha fatto mettere tantissime maschere, migliaia di maschere con la sua effigie a tutta la piazza, in modo che tutta la piazza fosse un'unica grande Charlot. Dentro la Cineteca c'è una bellissima biblioteca specializzata sul cinema, c'è una collezione mirabile di manifesti anche d'epoca, alcuni anche in vendita, disponibili per il pubblico, c'è il laboratorio per i giovani cineasti, c'è una cultura cinematografica quasi unica in Italia e soprattutto questo si riversa d'estate nella possibilità di scendere in piazza, di vedere il cinema all'aperto, che forse con un'iperbole, ma non ci si va troppo lontano, è considerato il cinema più bello del mondo.